Quando Antonio Rosmini scopre dentro di sé la vocazione sacerdotale, non ha ancora in mente di entrare in qualche congregazione religiosa. Lo spunto però verrà dato da Maddalena di Canossa, che inviterà Rosmini a dare inizio ai figli della carità, il ramo maschile della propria istituzione. Rosmini ovviamente prende tempo, anzi questo le consentirà di approfondire sempre di più quelle che sono le norme, le regole degli istituti religiosi, al punto tale che quando nel 1825 presenterà il suo ultimo progetto, lì possiamo dire abbiamo il cuore della spiritualità rosminiana. Rosmini pensa ad una carità universale in cui la pastoralità abbraccia ogni forma di carità possibile. E questo consentirà a Rosmini di accogliere l'invito del Löwenbrück, un prete lorenese che a casa di Manzoni invita Rosmini a dare inizio ad un istituto dove il clero possa essere formato. Rosmini si porterà il 20 di febbraio del 1828 a Domodossola e lì darà inizio al suo istituto, un istituto che porta in sé anche quello che è il principio di passività. L'uomo è nulla di fronte a Dio, Dio può tutto con il nulla dell'uomo e questo verrà condensato, concentrato nelle massime di perfezione.